Ciao ragazzi, io sono Red e oggi andiamo a fare una reaction. Reaction al video di Marco Merrino che si fa sparare sulla schiena con una replica da soft air, un M4 M16 a nudo, appunto, senza occhiali di protezione e altre cose. Scusate ragazzi, piccolo disclaimer prima di partire. Il video che vi farò vedere è preso dal canale di un altro amico youtuber, ovvero il buon Markstorm. Questo perché molto semplicemente il video è diventato privato. Io avevo il link, perché quando volevo fare questo video avevo trovato il link e l'avevo guardato, ed è diventato privato prima che io potessi scaricarlo da YouTube e metterlo qui di fianco. Quindi le clip che vedrete sono prese dal video del collega, appunto, Markstorm, e volevo semplicemente ringraziarlo perché il video adesso non si trova più, quindi anche solo far vedere quella particolare scena è impossibile. Quindi utilizzeremo il suo per fare il mio discorso. Quindi grazie. Prima di partire col video vi dico che questo è un video personale, sono opinioni mie, potete condividere o non condividere, come potete non condividere o condividere quello che ha fatto Marco. A me sinceramente non importa, vi darò le mie opinioni, vi dirò perché secondo me non è proprio un contenuto buono, soprattutto dal punto di vista di chi gioca a soft air, e poi per il resto siamo tutti liberi di dire e scrivere quello che vogliamo, soprattutto nei commenti qua sotto. Dopo aver lasciato like. Bene, direi che possiamo quindi guardare questa clip e camicia con i tucani per smorzare la tensione. 4! Sorvolando sul fatto che questo genere di contenuti non mi piacciono, anzi sono sbagliati per una serie di motivi che adesso vi andrò a spiegare, non capisco bene quale fosse il punto del video, cioè tenendo conto che immagino volesse cavalcare un po' il flame che aveva creato con la community del soft air, soft italiana, dove molti gli hanno detto su, compreso il sottoscritto, link di schedine qua sopra, e non ho ben capito cosa volesse fare qui. Sembra quasi che voglia fare ammenda per quello che ha detto facendosi sparare, che è la cosa più sbagliata, o magari voleva criticare il soft air facendo vedere che si faceva mitragliare sulla schiena da questa replica, tra l'altro da molto vicino, senza indossare protezioni, e questo è il punto principale del video. Comunque andiamo avanti, parliamo dei problemi che ho con il video. Punto 1: farsi sparare a quella distanza a raffica con una replica del genere senza indossare occhiali protettivi è da imbecille, ma veramente imbecille. Cioè, lasciamo stare quelli che si mangiano 18 kg di sushi o quelli che saltano da un palazzo in fiamme, cioè è una cosa che non si fa, non si fa principalmente perché si dà un messaggio sbagliatissimo. Tutti voi ragazzini che avete visto quel video, che mi seguite, ricordatevi sempre che le repliche da soft air non sono dei giocattoli, per quanto Marco non sia d'accordo con questa cosa. Sono delle armi repliche che sparano un pallino con potenza inferiore a 1,99 joule. Questo significa che possono fare male, e non dovete giocare con questo tipo di repliche senza indossare occhiali protettivi, perché se uno di questi pallini vi arriva sull'occhio, ok, potete perdere la vista da quell'occhio, vi si possono rovinare le iridi, possono succedere un sacco di cose che non devono succedere e che possono causarvi dei danni permanenti. Punto 2: farsi mitragliare sulla schiena a quella distanza può provocare delle lesioni, delle lacerazioni della pelle. Se queste lacerazioni, soprattutto sulla schiena dove non possiamo vedere, non vengono trattate, può succedere, soprattutto quando non vediamo, che si crei una bolla di sangue ricoperta dalla pelle come una vescica. Se questa bolla non viene bucata, può fare infezione. Sì, vabbè, vecchio, ma quando vuoi che succeda? A me hanno sparato sulla schiena 2000 volte. Certo, però può succedere, quindi anche lì, con tutti quelli che poi magari volevano far partire mi faccio mitragliare sulla schiena con una replica da soft air challenged by Marco Merrino, magari potevano incombere in questi problemi. L'abbiamo visto con 250 di queste stupide challenge cosa può succedere. Themselves on fire and some getting badly burned. Altro problema grandissimo è che a un certo punto, mentre questo soggetto lo sta mitragliando, anche su quel soggetto vorrei spendere due parole ma non lo farò, possiamo vedere che a un certo punto Marco, che ovviamente ha un male atroce in quanto fa un male cane, una cosa del genere, si gira per il dolore. Mentre si gira, questo soggetto che ha in mano l'M4 M16 stava quasi per tornare a sparare e Marco non indossa occhiali protettivi. Questo poteva significare che per distrazione sua magari andava a sparare di nuovo, vedendo Marco che si gira poteva inavvertitamente alzare il fucile e prenderlo in faccia. Ecco perché si devono indossare almeno le protezioni in faccia se volete fare qualcosa del genere. Almeno, per piacere. Io non ho molto altro da dire, se non che capisco che Marco volesse fare un contenuto interessante, capisco anche l'altro video, capisco tutto, non c'è bisogno di arrabbiarsi. Su YouTube potete trovare qualunque tipo di contenuto e non è che devo andare a scrivere sotto tutti i video che non mi piacciono, che schifo, vaffanculo.
si può semplicemente guardare un contenuto, non essere d'accordo e fine. L'unica cosa che critico, oltre al tipo di contenuto, è creare disinformazione, creare situazioni pericolose, perché su YouTube ci sono tanti giovani che non devono approcciarsi al mondo del software come se fosse un Call of Duty, un Fortnite. Non stiamo giocando a Call of Duty, non stiamo giocando a Fortnite. È uno sport, punto. E va trattato con rispetto dovuto allo sport. Volete farlo per gioco, potete farlo per gioco, ma in sicurezza. E ripeto, non ho molto altro da dire, cioè i contenuti poi finiscono qui, è un video che non mi piace, è un video che fa una cosa stupida, buona, bella, ognuno può fare quello che vuole. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati qui con me, se volete commentare, dirmi la vostra, qui nei commenti possiamo farlo, non andate a insultare Marco Merrino o la persona che ha girato il video perché non era sicuramente il mio obiettivo, piuttosto condividete questo video per far sì che ci sia un po' più di informazione su questo sport. Noi ci vediamo sabato con una nuova incredibile recensione e stay angry! Devo girarli più spesso i video senza le mutande.